imboccata e fuga al lido di un pseudo regista, il veneziano Massimo Emilio Gobbi. Dai, sono un regista un po' chiacchierato, come sempre, ma io ho gli americani che mi distribuiscono i miei film, cinema on demand, per cui... È in compagnia di un quasi sosia di Fabrizio Corona, con tanto di corpo tatuato che Gobbi ci fa vedere. Sarà l'attore della fuga di Scarface, la storia del vero Fabrizio Corona, che doveva interpretare se stesso. Io l'ho cacciato dal set, però sono diventato amico di Corona. Muore Corona nel film. Lo sa lui. Corona, dico. Fabrizio. Mi scrivi Fabrizio, penso che lo sappia. Ci scriviamo, facciamo corrispondenza. Ma lei vende fumo o vende realtà? Io potrei vendere anche fumo se lo dice lei.